Cabino via, parere negativo della soprintendenza in merito al piano regolatore, lo ha detto ieri sera a Ring il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. A luglio si sapeva della situazione che si sarebbe creata in Piazza della Libertà. Gianfranco Schiavone di CS spiega perché si è arrivati all'impasse. Banda dei Rolex in fuga mentre continua a compiere rapine in altre zone d'Italia. Intanto gli investigatori a Trieste stringono il cerchio grazie alle telecamere. 300 manifestanti sfilano a Trieste contro case farmaceutiche e contro la guerra. Sono i no Green Pass ritrovatisi in largo Riborgo per il corteo di oggi. Nessun congresso per eleggere un segretario per il dopo Sciauli nel Partito Democratico. I Dem invece stanno vagliando i nomi per l'antifedriga alle regionali. A Trieste il coronavirus è in fase di stasi e decrescita, lo rileva una ricerca del CNR, forte divario tra nord e sud del paese per l'incidenza della pandemia. Il nuovo allenatore della Triestina, Massimo Pavanel, si ripresenta a Rocco. La squadra ha del potenziale inespresso, vedo enormi margini di miglioramento. Buonasera telespettatori e ben trovati alla nuova edizione del telegiornale di Tele 4. Il rifacimento della stazione centrale, lo stop della soprintendenza alla Cabidovia, la vendita del palazzo Carciotti, un intervento per risolvere la questione dell'acqua alta e l'accenno al caso Berlusconi La Russa. Questi i temi di cui si è discusso ieri nella puntata di Ring condotta dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino insieme al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Ma la notizia in testa è sicuramente lo stop della soprintendenza per quanto riguarda la famosa cabinovia. Sentiamo le parole del sindaco nel servizio di Umberto Bosazzi. Mi giunge voce di un parere negativo sul fronte della cabinovia. Parlo di soprintendenza. Sta già girando. Sì, è arrivato un parere negativo per quanto riguarda il piano regolatore, eccetera. Naturalmente affronteremo, vedremo. Mi confronterò con la sovrintendente e sai, quando si scatena il mondo, perché lì si è scatenato, c'è il comitato contro 1400 persone, ricordiamoci che la città ha 200.000 abitanti, quando cammino per strada molti, Ferdinando, mi dicono vada avanti sindaco, sono venute le ferrovie dello Stato che rifaranno la stazione ferroviaria centrale. Cosa diventa la stazione? Cioè cosa cambia? Cambia perché insomma obiettivamente diciamoci la verità, quando hanno fatto quel progetto delle 100 stazioni è stato un buco nell'acqua, insomma la nostra stazione non è all'altezza della città di Trieste, insomma a parte quel negozio di alimentari, che insomma quel despar, tanto per non fare pubblicità, funziona solo quello, tutto il resto è il deserto. E c'è un piano sopra, vero? No? E c'è un piano sopra deserto, pensate voi. Sul Carciotti. 99,9 è chiusa, però consentimi di non fare il nome di chi l'acquisterà. Quindi non è nessuno di questi due? Per rispetto, ma diciamo che entro questo mese probabilmente avrò portato a casa. L'unico scarico che abbiamo è il torrente Chiave. Il torrente Chiave nei 100 anni che ha scaricato mare ha portato i detriti. E cosa è successo? Dovete pensare che questi detriti hanno fatto una montagna a mare. Adesso con la regione, grazie al presidente Fedriga e all'assessore Scocimarro, abbiamo avuto questi denari, stiamo facendo il progetto. Toglieremo tutti questi detriti e l'acqua defluirà, l'acqua meteorica naturalmente, attraverso il torrente Chiave, defluirà in maniera più veloce. Questa volta c'è stato questo voto, secondo me errato, è sbagliato fare questo. Però cioè ha sbagliato Berlusconi, secondo lei? Sì, secondo me ha sbagliato questa volta, però intendevo dire che è sempre successo questo, solo che magari altre volte non era così evidente, ma le trattative sono sempre state queste. Sia in comune che fra i componenti il comitato che si oppone al progetto si aspetta di conoscere le ragioni del no della soprintendenza al progetto o a parte di esso. Per intanto tutti aspettano il 26 ottobre, data della conferenza dei servizi. La notizia del parere negativo da parte della soprintendenza al progetto della cabinovia ha colto parecchi di sorpresa, a cominciare dal comitato che da tempo si oppone all'ovovia, che pertanto attende di conoscere meglio le determinazioni di Palazzo Economo, non fosse altro per aggiungerle al proprio arsenale. Del resto, anche gli uffici comunali poco sanno
Che il parere negativo ci sia, a Palazzo Sipario nessuno lo nega e del resto il sindaco non lo avrebbe di fatto affermato pubblicamente a Ring se esso non ci fosse. Perciò anche in comune si attende di conoscere per capire ed eventualmente per preparare la controffensiva. Sul tavolo in ogni caso resta una data, quella del 26 ottobre, giorno in cui dovrebbe partire la conferenza dei servizi, primo passo verso l'attuazione del progetto, un appuntamento che il comitato vede come fumo negli occhi, già che si configurerebbe come un salto in avanti non di poco conto, spiazzando un po' tutti e spazzando via le attese, ma che, chissà, senza il paracadute rappresentato da una soprintendenza non contraria, potrebbe rivelarsi anche un salto nel vuoto. L'allarme era stato lanciato per tempo. Gianfranco Schiavone, presidente ICS, torna sulla situazione venutasi a creare in Piazza della Libertà e difende la politica dell'accoglienza diffusa. Le sue parole. Anche il presidente dell'ICS Gianfranco Schiavone ritiene che la soluzione Silos per affrontare il problema dei migranti che stazionano in Piazza della Libertà debba essere solo temporanea. È l'unico punto in comune con il sindaco e con l'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti. Schiavone, ieri ospite dopo il TG delle 19.30, intanto ha ricostruito perché si è arrivati alla situazione sotto gli occhi di tutti. C'è stato negli ultimi mesi un aumento degli arrivi dalla rotta balcanica. Dalla metà di luglio però si sono ridotti i trasferimenti da Trieste verso altre località, trasferimenti di solito molto rapidi, perlomeno dal 2016. Perciò quest'anno centinaia di persone di fatto sono rimaste in strada. Una situazione umanitaria incredibile alla quale non si è posto rimedio immediatamente in tempo. Noi, ripeto, avevamo dato l'allarme a metà di luglio, siamo in ottobre e stiamo parlando delle soluzioni, che possiamo adesso anche discutere delle soluzioni, ma la prima vera soluzione è la ripresa di un ordinario flusso di trasferimenti. Tutto ciò, secondo Schiavone, dipende da un dato. La mancanza di un piano nazionale adeguato ai bisogni. Il sistema italiano è, lo diciamo da anni, è sottodimensionato rispetto agli arrivi e quindi galleggia sempre, per così dire, no? Come dire, è appena appena sopra la linea di galleggiamento, basta un piccolo cambiamento che improvvisamente appunto succedono i problemi. In un contesto più ampio e che comprende anche le posizioni del sindaco di Piazza in merito alla rissa di giovedì pomeriggio, Schiavone ha difeso le politiche di accoglienza diffusa. Tutti sanno che questo è il modello che produce inclusione sociale, produce positività, evita le ghettizzazioni e noi lo difenderemo sempre. Se qualcuno lo sfascerà si prenderà le sue responsabilità, vorrà dire ammassare centinaia o migliaia di persone in pochi posti, quali? Poi, appunto, quali saranno, chi vorrà avere 1.000 persone alla porta accanto, no? E non l'accoglienza diffusa. Infine, Schiavone ha liquidato così il ricorso, da molti auspicato, alle riammissioni. Le riammissioni in Slovenia, dei richiedenti asilo e poi a catena verso fuori dall'Unione Europea sono illegali, è stato già chiarito dalla giurisprudenza, non sono modificabili dal governo in carica perché si parla di leggi dell'Unione Europea. Torniamo a parlare della banda dei Rolex, il caso che ha creato scompiglio in meno di un anno a questa parte a Trieste, poi come ricorderete tutti gli episodi avvenuti in un tempo davvero breve, circoscritto proprio nelle ultime settimane, tre casi in pochi giorni. Abbiamo raggiunto telefonicamente il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, proprio per fare un punto della situazione su queste indagini. Continua a stringersi il cerchio, grazie sempre al lavoro delle telecamere dove hanno colpito i malviventi, ma soprattutto sembrerebbe che in questo momento non siano né a Trieste né nella nostra regione. Vediamo. Gli sforzi sono unificati con scambio totale dei dati a disposizione che ci dà la garanzia di lavorare senza sprechi di risorse. Sia gli investigatori della squadra mobile che quelli dei carabinieri si scambiano le informazioni e lavorano al caso 24 ore su 24. A parlare il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, raggiunto telefonicamente da Tele4, sul caso che ruota attorno alla banda dei Rolex. Dopo aver messo a segno colpi eccellenti da meno di un anno a questa parte, con gli ultimi episodi concentratisi in pochi giorni, i rapinatori si sono volatilizzati. Questo perché non si trovano più a Trieste.
Trieste e nemmeno in regione, di questo gli investigatori sono certi. La banda dei Rolex colpisce, scappa e si nasconde, poi migra in altre zone del paese per mettere a segno altri colpi. Sono decine gli episodi in questi mesi in tutta Italia di furti e rapine del prezioso orologio. In questo momento la banda che ha imperversato a Trieste non si troverebbe nel capoluogo giuliano e nemmeno in regione, ma sarebbero attivi in altre zone italiane. In Piemonte e in Lombardia in particolare sono stati registrati casi analoghi con i modus operandi che conosciamo: la rapina violenta con pedinamenti e appostamenti e la tecnica della ragazza avvenente che circuisce il malcapitato per sfilare il Rolex dal polso. Abbiamo ricavato informazioni utili dalle immagini delle telecamere nelle zone dove i rapinatori hanno colpito, afferma il procuratore De Nicolo, ma è verosimile pensare che in questo momento i membri della banda siano altrove in Italia. Nonostante alcuni fascicoli di indagine tra Polizia di Stato e Carabinieri siano stati unificati, con scambio totale di informazioni, non tutti i furti possono essere ascrivibili alla stessa banda. Abbiamo ricevuto anche diverse denunce di furti in casa ultimamente, tra il materiale rubato anche orologi di lusso, tra cui dei Rolex, ma non per questo possiamo collegare questi episodi a una banda piuttosto che a un'altra, spiega il procuratore. Una delle piste su cui si sta lavorando è quella della macchina grigia modello Golf, che potrebbe essere quella che i rapinatori hanno usato sia per lo scippo in via Combi, sia per l'ultima rapina in costiera. In quell'episodio i malviventi avevano tamponato l'auto di un imprenditore come diversivo, per poi scendere dall'auto e puntare la pistola, forse scacciacani, addosso al malcapitato. Il cerchio delle indagini si è stretto, ma a meno di clamorosi colpi di scena, la banda dei Rolex per il momento ha fatto perdere le proprie tracce. Sono stati oltre 300 i partecipanti al corteo di questo pomeriggio lungo le vie del centro città, organizzato dal coordinamento No Green Pass contro la guerra e le multinazionali farmaceutiche. C'era per noi Laura Buccarella. Quello per cui ci siamo battuti noi può essere riassunto da tre parole: la dignità, la libertà e la verità. Sono tornati a sfilare per le vie del centro i movimenti del coordinamento No Green Pass, l'opposizione alla guerra in Ucraina e la solidarietà ai sanitari sospesi dal lavoro a causa dell'obbligo vaccinale sono stati i temi principali della manifestazione di questo pomeriggio. Anche se i numeri della partecipazione dell'anno scorso sono lontani, un corteo di oltre 300 persone è partito intorno alle 15.30 da Largo Riborgo, sfilando poi lungo Corso Italia, Piazza Goldoni, Via Carducci, Via Coroneo, Foro Olpiano, Via Fabio Severo, Via Ghe, via Roma, via Mazzini, per tornare infine in piazza Goldoni. Molti gli slogan contro le multinazionali farmaceutiche e lo strumento del pass verde applicato al mondo del lavoro. Attento così, attento, la trasmissibilità non è stato oggetto di indagine e a noi è stato imposto il Green Pass per poter mangiare. Ma non sono mancati striscioni e cori contro il conflitto russo-ucraino, contro la NATO e per la liberazione di Julian Assange. Presenti vari esponenti dell'arcipelago No Green Pass, come i consiglieri Trevù, Ugo Rossi e Marco Bertali, e l'ex portuale Fabio Tujak. E anche in questo sabato pomeriggio, in diversi momenti, si sono verificati ingorghi di traffico dovuti al passaggio del corteo in centro. A bordo del suo furgone ha percorso via Giulia Contramano ed è finito contro alcune vetture in sosta. È successo ieri sera alle 21.30 alla guida del veicolo un cittadino romeno in stato di ebbrezza. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha denunciato l'uomo per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è drammatica, ma dobbiamo guardare avanti e superare il periodo, parla Elena Pellaschiara, vicepresidente di Confcommercio Trieste, che poi aggiunge: a Natale avremo le luminarie, come promesso dal sindaco, bisogna sfruttare quel periodo. Sentiamo. È proprio la prospettiva, l'incertezza del futuro a spaventare. Certo, perché tu non sai cosa succederà fra qualche mese e arriviamo da periodi molto lunghi e difficili, che abbiamo, vuol dire, ad esempio anche fatto i finanziamenti, adesso vuol dire il periodo di preammortamento è finito, adesso bisogna pagare le rate e quindi vuol dire non ce la fai, non ci stai, perché purtroppo il giro d'affari è contratto, non si sta espandendo. Abbiamo fatto questi mesi estivi con la presenza di turisti molto bene e quindi vuol dire sì, c'è stato un piccolo sospiro, però veramente rischiamo di dover
avere degli atteggiamenti drastici, chiudere le luci delle vetrine, che ovviamente fa tristezza, e noi siamo, voglio dire, è anche la ragione di essere un negozio, voglio dire, tiene vivo un quartiere, una città, no? Le vetrine illuminate, quindi sì, siamo veramente un po' tristi in questo momento. Per fortuna il sindaco ha già promesso che avremo una città illuminata per il Natale, quindi questo ci fa solamente che veramente tanto piacere, e stiamo assolutamente preparando il Natale, si prepara già ora, quindi siamo veramente in fermento per queste festività. Adesso c'è questo lungo ponte di novembre, e quindi anche questo è un momento molto importante per noi, perché se il tempo mantiene, ci sono dei weekend lunghi, la gente viene, quindi saremo pronti ad accogliere i turisti e come sempre anche i nostri ovviamente clienti fedelissimi. E ci stiamo organizzando, sì, abbiamo ovviamente la barcolana da in via alla stagione autunnale, quindi ci sono tutti i nuovi arrivi nei negozi, e quindi se vedi le vetrine sono veramente rinnovate. Tutte rinnovate, vuol dire, è molto piacevole girare per la nostra città, e siamo pronti per questo autunno, ovviamente con le scorte un pochino meno. Un pochino meno di prima, perché abbiamo imparato che dobbiamo stare attenti, essere molto agili, flessibili e vedere come va il momento. Si è conclusa da poco l'Assemblea regionale del Partito Democratico per decidere il futuro stesso dei Dem in regione, tra cui anche la corsa per l'Anti Fedriga per le prossime amministrative del 2023. I dettagli nel servizio. Assemblea Fiume nel pomeriggio a Palmanova per il Partito Democratico regionale, per il cambio al vertice dopo le dimissioni del segretario Cristiano Sciaurli. Nel corso dei lavori è giunta dal coordinatore della segreteria nazionale Marco Meloni la conferma di quello che era un orientamento già espresso dal partito, ovvero nelle regioni che vanno al voto i congressi regionali sono rinviati a dopo l'appuntamento con le urne. Non ci sarà dunque il congresso anticipato. La responsabilità di scegliere il nuovo segretario, ha spiegato la presidente Tamara Blagina, è rimessa alla saggezza dell'Assemblea. Obiettivo del partito, vista la prossimità delle regionali, è mettersi subito nelle condizioni di affrontare la campagna elettorale. Dello stesso tenore il commento alla fine dei lavori della segretaria del PD provinciale di Trieste, Caterina Conti. Un'assemblea molto partecipata, dove si sono susseguiti numerosi interventi, anche appassionati, e nella prospettiva delle prossime elezioni regionali. In ottemperanza alle decisioni e allo statuto del Partito Democratico, e nella prossima assemblea, che si terrà tra circa 15 giorni, sarà eletto un nuovo segretario regionale che avrà il compito di decidere le importanti sfide e i temi che porremo al centro della campagna elettorale, costruire il piano delle alleanze e soprattutto prepararci a questo importante appuntamento elettorale. Insieme al rinnovo della segreteria, dunque, per la quale l'unica candidatura già avanzata è quella della consigliera regionale Chiara Dagiau, la partita principale è la caccia al candidato Antifedriga e a candidature di peso per il prossimo consiglio regionale. L'assemblea si è conclusa con l'approvazione di un ordine del giorno che prevede la predisposizione delle modalità per la presentazione delle candidature, il coinvolgimento delle assemblee provinciali sui temi programmatici e la riconvocazione per eleggere il nuovo segretario il 29 ottobre. Il coronavirus è entrato in una fase di stallo decrescita in 34 province italiane, fra le quali anche il territorio triestino. Il servizio di Umberto Bosazzi. C'è anche il territorio di Trieste, fra le 26 province italiane in cui la pandemia di coronavirus è entrata in una fase di decrescita o di stasi. Lo rileva l'analisi di Giovanni Sebastiani, matematico del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 8 province italiane sono entrate in fase di decrescita dopo quella di stasi registrata nei primi giorni della settimana. Si legge nell'analisi, permetteranno di definire meglio la situazione. Fra le 26 province è compreso anche il territorio di Udine. Sempre secondo l'analisi di Sebastiani, sono scese a zero le province in cui il valore dell'incidenza negli ultimi 7 giorni si è cresciuto di almeno il 50% in più rispetto ai 7 giorni precedenti. Resta una notevole differenza fra nord-centro e sud-isole. I 30 valori più grandi dell'incidenza si riscontrano nel nord e al centro, i 30 valori più piccoli al sud e nelle isole. Ancora, passando da nord a sud, il valore dell'incidenza negli ultimi 7 giorni scende da 750 a 230 unità per 100.000 abitanti.
E ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con altre notizie e altri servizi. State con noi. Esattamente 150 anni fa a Napoli, l'atto di nascita degli Alpini, 3 giorni di festa nel capoluogo partenopeo, presenti anche i Veneti e dalle altre regioni. Il nuovo appello dei vertici a garantire un futuro alle penne nere, il servizio dalla redazione del Veneto. Sì. Gli alpini ci sono e vorremmo che ci fossero ancora, perché vedete, la memoria è l'elemento fondamentale di un popolo, la memoria è l'identità del popolo, senza memoria non c'è futuro. Il grido del presidente dell'ANA nazionale Sebastiano Favero risuona in una piazza del plebiscito in festa e tutta alpina. A Napoli la 3 giorni dedicata alle celebrazioni per i 150 anni di fondazione delle penne nere. A Napoli, perché fu all'ombra del Vesuvio che il 15 ottobre 1872 Re Vittorio Emanuele II firmò il decreto che istituì i soldati da montagna dell'esercito italiano. 150 anni di storia passati attraverso il costante impegno degli alpini in guerra e in pace. E il numero uno trevigiano dell'ANA nazionale ribadisce anche a Napoli la necessità di trovare una continuità. Negli anni e anche negli ultimi mesi non è mai mancata la richiesta di reintrodurre il servizio di leva o almeno una mininaia, un appello rilanciato anche a Napoli. In questa società, che è una società individualista, una società virtuale, noi abbiamo bisogno che anche i nostri giovani possano prendere contatto con i nostri valori. Per questo al nuovo Parlamento, al nuovo governo diciamo attenzione ai giovani, ma per i giovani bisogna portare quei valori, trasmettere quei valori che ci sono propri, che la nostra gente, che noi alpini siamo capaci di dare in ogni momento. Presentata l'iniziativa Leggiamo a Scuola, che apre a breve la sua seconda annualità, il progetto della Regione curato da Matra Onlus propone a insegnanti e alunni 15 minuti di lettura libera ogni giorno nell'orario scolastico. Sono molto contenta di vederti qui perché di solito diciamo che quando parlo docenti e bibliotecari di tutta la regione. Il progetto Leggiamo a Scuola, che propone ad alunni e insegnanti 15 minuti di lettura libera individuale da fare ogni giorno all'interno dell'orario scolastico. Abbiamo deciso di chiamare a raccolta bibliotecari, insegnanti, tanti insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria per capire come la lettura può abitare tutti i giorni le scuole della nostra regione. Ci siamo confrontati con esperienze nazionali, internazionali e alla fine quello che è uscito è un progetto molto semplice che però nella sua semplicità può davvero cambiare le cose. Questa pratica, accolta con enorme favore da oltre 1800 classi dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ribadisce la centralità della scuola nella promozione democratica della lettura e individua nella pratica quotidiana, libera e vissuta assieme, una piccola rivoluzione capace di innescare cambiamenti strutturali. Ho sentito delle cose belle stamattina dai bambini, proprio sul linguaggio, oltre che su tanti altri aspetti che rendono la lettura un bell'obiettivo da conseguire, oltre che una parte di ricreazione personale, perché ci si ricrea leggendo, ci si ricrea la mente, la si apre, si vedono e si scoprono cose nuove. Bambini e bambine molto spesso sono in prima linea nel dare l'esempio ai grandi, perché ce lo dicono le statistiche, nella nostra regione, come in tutti gli altri posti d'Italia, quelli che leggono di più sono proprio bambini e ragazzi. Vedo grande potenzialità, possiamo crescere molto. Così si presenta di nuovo a Rocco Massimo Pavanel, che torna sulla panchina della Triestina proprio il giorno prima del match contro l'Albino Leffe. Vediamo. Di fronte all'interesse è chiaro, ho avuto un impeto d'orgoglio e probabilmente ho pensato anche che forse il destino ti apre delle possibilità. E devi cercare di cogliere quando ci sono e credo che questa sia una possibilità che non significa chissà quale tipo di, ma significa di raggiungere il massimo obiettivo possibile.
Si presenta così il neo allenatore della Triestina, Massimo Pavanella, alla vigilia del match di campionato contro l'Albino Leffe. Clima disteso, quasi familiare, nella conferenza stampa allo Stadio Rocco per il riabbraccio a un allenatore che qui a Trieste ha lasciato il segno. Ma dopo i convenevoli si passa alle domande serie. Lo stato dei giocatori in vista della partita di domani. No, Ciofani stanno bene. Lombardi ha anche recuperato, si è allenato da 3-4 giorni a pieno ritmo. Abbiamo qualche problema, però voglio dire, non voglio pensare a quello, io voglio pensare a quello che ho a disposizione e a questa gara qua. Poi domani sera metteremo nel mirino l'altra, però ad oggi dobbiamo prendere ottimizzare le risorse che abbiamo, quindi tutti quelli che abbiamo a disposizione devono essere al massimo. Infine un commento sugli avversari di domani, sull'attitudine che dovrà impostare la squadra. L'avversario è un avversario che ha fatto una grande vittoria domenica giocando anche una buonissima partita, quindi sta bene, però mi fermo a questa considerazione qua. Tutto quel resto penso alla mia squadra, penso che questa squadra qua ha delle potenzialità grandi, non le ha espresse e quindi vedo dei margini enormi. E di sicuro da domani cercheremo di mettere in campo tutto quello che è il pensiero per quello che concerne le nostre caratteristiche ad oggi. Il tempo non è stato molto, ma a volte forse può essere anche un vantaggio, perché i ragazzi hanno bisogno in questo momento di essere liberi, di liberarsi, hanno vissuto comunque un qualcosa che non è mai piacevole. Magari arrivare e cominciare a mettere concetti su concetti credo che invece blocchi ancora di più. È una squadra che deve giocare libera, deve sbloccarsi di più, deve giocare più assieme e deve andare più in verticale. Così si conclude il telegiornale di Tele4, ma rimanete sui nostri schermi. Fra pochissimo il punto nella nostra straordinaria con Lorenzo Tamaro, segretario del SAP di Trieste, sindacato autonomo di polizia, per parlare di vari argomenti, la cronaca cittadina, soprattutto tra risse, tra migranti, banda dei Rolex, ma non solo, anche baby gang. Cosa succede a Trieste in questo 2022? Cosa è successo in questo 2022? A fra poco. Bentrovati nuovamente in diretta, ancora per 15 minuti più o meno, come anticipato Lorenzo Tamaro, segretario del SAP Trieste, con noi. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Bentrovato Lorenzo Tamaro, intanto partiamo anche con il nostro titolo, Migranti, Baby Gang e Banditi con Rolex, la Trieste del 2022, questo è il titolo scelto. Un po' che riassume, no? Questo 2022, quantomeno la seconda parte di questo 2022, non siamo ancora vicini a Capodanno, però insomma siamo a ottobre e già possiamo trarre un bilancio. Cosa succede, Tamaro? Perché tra risse in viale che abbiamo visto, i banditi, la banda del Rolex che sta imperversando, ma sembra che in questo momento non sia più a Trieste, e poi le baby gang che hanno fatto razzie in varie zone della città, soprattutto a San Giacomo, dove però un'indagine della polizia locale sembra stia per chiudere il cerchio. Viviamo però momenti particolari. Ma viviamo momenti particolari che però credo non rappresentano delle novità in realtà, perché per quanto riguarda le risse è già da un po' di tempo che noi appunto assistiamo a episodi di questo genere, anche con fatti più gravi come è avvenuto nel caso della sparatoria di via Carducci. Esatto, quindi o accoltellamenti come è accaduto in Viale 20 Settembre nella parte alta. Quindi voglio dire, sono episodi che noi abbiamo già visto e che forse stanno un po' aumentando, questo assolutamente sì. Per quanto riguarda la banda dei Rolex, io credo che si tratti sicuramente di qualcuno, ma insomma ovviamente non ho elementi perché non seguo le indagini, non conosco i dettagli,
qualcuno che probabilmente arriva da fuori e che insomma sta operando, sono dei professionisti e quindi, ma da quel punto di vista lì sono molto fiducioso perché abbiamo sempre fatto bene a livello investigativo qui a Trieste, sia la Polizia di Stato che i Carabinieri, e quindi credo che insomma col tempo si riuscirà a trovare appunto i responsabili di queste cose qua. Professionisti che infatti starebbero andando in giro per l'Italia a compiere altri colpi. Oggi il procuratore capo De Nicola ha confermato che è verosimile questo. Io credo sia verosimile, in passato è successo con il discorso dei furti nelle ville, all'epoca fu proprio la squadra mobile a catturare diciamo i responsabili di quei crimini, e quindi voglio dire purtroppo fanno parte delle cose. Cosa diversa invece il discorso del fenomeno di quello che succede per quanto riguarda le risse o le baby gang, che sono fenomeni un po' nuovi per Trieste, magari nelle grosse metropoli già presenti tanti anni fa, però per città come Trieste o centri un po' più piccoli rispetto appunto Milano, Palermo, Roma, insomma le grosse città, è chiaro che noi non eravamo abituati soprattutto a fenomeni così frequenti. E quindi anche il fatto che sia cambiato qualcosa nella nostra Trieste ha reso più difficoltoso il lavoro di una Polizia di Stato che avrebbe già bisogno di rimpolpare il suo organico, permettiamo il termine, e la difficoltà anche, e ci colleghiamo qui alla rotta balcanica, di vedere fenomeni come quelli visti in viale l'altro giorno, dove i commercianti stessi erano preoccupati, impauriti, soprattutto spaventati. Allora c'è da dire che io credo che la situazione... E aggiungo, scusi Tamaro, per lei è una soluzione quella di trasferire momentaneamente quelli che bazzicano Piazza della Libertà nella zona ex Silos in via Flavio Gioia? No, credo che si sposti solo il problema, ma il problema va risolto alla fonte, no? Come tutte le cose. Io credo che siamo arrivati a questo oggi grazie a delle politiche che io ritengo sbagliate degli anni precedenti, politiche che vanno sia per quanto riguarda quello che ci riguarda nello specifico delle forze dell'ordine, perché come lei ha citato appunto noi soffriamo una forte carenza dovuta a dei tagli lineari che sono stati fatti appunto nell'ultimo decennio da politiche che proprio noi abbiamo sempre denunciato anche nei vostri studi, proprio che noi riteniamo politiche fallimentari, che hanno indebolito sicuramente l'apparato sicurezza, che oggi invece ha un assoluto bisogno proprio per i fatti che succedono. Poi politiche sbagliate probabilmente anche per quanto riguarda appunto il discorso sicurezza dal punto di vista non degli organici di polizia, ma per quanto riguarda le leggi, le norme e dopo anche il discorso tutto immigrazione, che chiaramente noi a Trieste lo sentiamo molto forte, perché la rotta balcanica in realtà non è una cosa nuova, ma è una cosa che nel corso di questi ultimi anni sicuramente ha un impatto molto forte su Trieste. C'è da dire che a riguardo questo argomento qua noi abbiamo annunciato il totale silenzio e assordante silenzio del ministro Lamorgese con il precedente esecutivo, proprio perché la rotta balcanica qua a Trieste è molto fiorente, i numeri sono aumentati rispetto all'anno scorso, che erano già importanti rispetto agli anni precedenti, ma non c'è stato alcun segnale da Roma, nessun tipo di rinforzo, niente di niente, e quindi anzi diciamo che durante il corso dell'estate c'è stato un silenzio totale su questo argomento. È chiaro che anche questo va a contribuire nel quadro complessivo. In più quest'anno abbiamo avuto anche il discorso della crisi ucraina, che sicuramente ha contribuito a dare un ulteriore lavoro alle forze di polizia, proprio perché ci sono stati molti passaggi proprio sul nostro territorio, e quindi è chiaro che se il personale è sempre lo stesso aumentano gli impegni. Poi non dimentichiamo che la rotta balcanica va a influire anche non solo sulla polizia di frontiera, ma anche sulla questura, quindi sul controllo del territorio, ovviamente va a influire sul lavoro della polizia scientifica, va a influire sul lavoro dell'ufficio immigrazione.
che tutti questi uffici chiaramente vanno sicuramente in un super lavoro, purtroppo con sempre stesso personale. Parliamo del caso nello specifico, prendendo ad esempio la rissa in viale tra pakistani, no? Allora lì il commerciante mi chiede, è arrivata la polizia poi a un certo punto, però hanno le mani legate, no? Queste le frasi che senti dire più spesso, e quindi spieghiamo questo punto anche al cittadino, anche per non creare, come dire, non creare disguidi, nel senso che il cittadino non può ovviamente pensare che la polizia non sia nell'interesse di proteggerlo, chiaramente, però c'è una normativa che non aiuta, di aver capito. Sicuramente chi fa questo mestiere, questa professione, ha tutta la propria voglia di aiutare ovviamente le brave persone, no? La brava gente. E quindi è chiaro che c'è stato un intervento, questa volta come anche le altre volte, anche nel caso della sparatoria, ad esempio, no? Dove la cosa era piuttosto complessa perché erano molte le persone coinvolte, tutti sono stati identificati, anche in questo caso credo che siano stati, tutti gli autori sono stati identificati, e quindi voglio dire, la parte di intervento della polizia e dell'identificazione e della denuncia di queste persone al tribunale è stata assolta, quindi da quel punto di vista lì io credo che ancora una volta in realtà le forze di polizia e le forze dell'ordine in genere hanno dato il loro contributo in maniera perfetta. Ed è giusto spiegarlo proprio per dire al cittadino, occhio perché noi ci siamo. È chiaro che nel momento in cui quello che forse un po' manca in Italia è quello che noi abbiamo sintetizzato nella certezza della pena, cioè a un'azione di identificazione, di appunto attribuzione di determinati reati a determinate persone, dopo segua una celere, e anche su questo sappiamo che non è proprio così, è un'applicazione di quello che è previsto per la legge. E dopodiché sarebbe anche da rivedere evidentemente certe leggi, perché chiaramente si tende spesso a giustificare anche il fatto di una persona che commette qualcosa, no? Io credo che siamo arrivati a un punto che forse bisogna presentare un po' il conto, cioè se uno si comporta male deve essere sanzionato, anche perché credo che la brava gente se lo meriti, insomma, no? E fra l'altro devo dire la verità, proprio cogliendo come esempio, ho sentito l'intervista che avete fatto appunto ai cittadini, è un po', il riassunto è un po' quello, la gente chiede un po' una società un po' diversa. In che direzione stiamo andando, insomma? In che direzione stiamo andando, perché chiaramente stiamo andando verso una deriva dove la persona, la brava persona, la brava gente non è tutelata, e invece viene spesso perdonato e scusato chi non si comporta bene. Ho due minuti, Tamaro, le chiedo quindi una risposta breve, ma la percezione della sicurezza del cittadino è diversa, oppure semplicemente al giorno d'oggi più smartphone, più social network, quindi qualsiasi cosa che succede viene sbattuta in prima pagina, oppure sta davvero cambiando qualcosa? Allora, sicuramente i social network e la diffusione di notizie è molto più veloce rispetto a un tempo, però è anche indubbio che la società è cambiata e anche la sicurezza è cambiata. Ora si tratta di decidere se vogliamo in qualche maniera correre ai ripari e quindi dare l'attrezzatura, fra virgolette, no? Appunto alle forze dell'ordine e anche ai giudici, no? Per poter appunto dare la giustizia alle persone che si comportano bene, e fare una distinzione tra chi si comporta bene e chi non si comporta bene. Un velocissimo flash, il nuovo governo in formazione, vi attendete delle risposte quantomeno per l'organico, quantomeno per il sostegno per la rotta balcanica col nuovo esecutivo? Beh, noi lo chiederemo sicuramente, perché lo abbiamo chiesto in passato ed è giusto chiederlo. Io credo che sia proprio la gente che si attende da questo nuovo governo un cambio di passo proprio sulla sicurezza.
Lorenzo Tamaro, segretario del SAP di Trieste, sindacato autonomo di polizia, grazie per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori per averci seguito anche oggi con l'appuntamento odierno dopo il telegiornale della sera. Ricordatevi che siamo in diretta anche domani con il nostro Bernardo Gulotta, sia a pranzo che a cena, i nostri telegiornali con tutte le notizie. Da parte mia, buona serata, buon proseguimento.